fisco la più scontata cartolina dall'Africa. Sole cocente e miseria. La prima uscita ad Addis Abeba inizia da Piazza, la parte della città che meglio conserva un ricordo della breve colonizzazione italiana degli anni 30. È passato molto tempo. Uscito dallo storico Hotel Taitu, prendo a sinistra e poi di nuovo a sinistra. Seguo la strada che mi è stata consigliata, ovvero la più breve per raggiungere la Galleria d'Arte di Konjic e visitare il Museo Nazionale, dove dorme la donna più vecchia del mondo. In questo luogo, a pochi metri dal centro, è oggi occupato da centinaia di catapecchie e dalle pareti di cartone, legno e tetti di lamiera. Cari amici, ho finalmente lasciato la capitale. La strada si snoda in tornanti, sale ancora di quota, si inoltra negli altipiani della regione Amara, aprendosi con vedute spettacolari e paesaggi con scena di vita agreste. Io invece, contrariamente al corso del fiume, lascio Bahir Dar, prendo subito la direzione nord, dribblo il confine sudanese e mi fermo a Gondar, fiabesca città di castelli seicenteschi, dove le principesse sono di carta, i re di cartone e i regni difesi da sciami d'api. Molti di questi abitanti degli altipiani sono stanziali, altri seguono le stagioni. Abitano piccolissimi villaggi di una decina di case, vicino ai campi che lavorano. Con noi ci sono, oltre a Baye, la nostra guida che parla inglese, anche i due uomini del villaggio che conducono i muli e una guardia armata come previsto per l'accompagnamento dei visitatori. Sono l'uomo più felice del mondo. Ho con me tutto quello che più amo: sandali ai piedi, amaca nello zaino, miele a volontà e libri. Quest'uomo mi ha affascinato da subito. Da quando abbiamo lasciato all'alba il nostro campo base, non ha mai smesso di parlare con il suo mulo, con fischi e parole che solo loro due intendono. Fedelmente ricalco i suoi passi. Lui accelera, io accelero. Lui salta, io salto. Lui fischia il muro e io faccio altrettanto. Le iene intanto si avvicinano alle porte della città. Non ululano né abbaiano. Le iene sono animali sgraziati e feroci. Non l'ho mai visto né bere né mangiare. Oggi ho avuto la malaugurata idea di mettermi in viaggio nel giorno più sacro dell'Etiopia. Oggi è Tinka, giorno di battesimo di Cristo. È la porta d'ingresso per le visite alle popolazioni primitive più studiate dall'antropologia. Vado a sud per non avvitarmi su me stesso. Vado all'estremo sud fino a dove finiscono le strade dove mi portano i nomi di città che più mi affascinano. Farangi, Farangi! Bianco, bianco. È una frenesia incontrollabile. Sono apparso nel pallore dell'alba. Sì, sono proprio io. Un Farangi già lungo emerso dalla notte stellata africana. L'autobus viaggia a colmo di merci, di contrabbando dal Kenya e provenienti dal mare dalla Cina e dall'India e di passeggeri in maggioranza etiopi, ma anche somali e kenyoti. Arriveremo ad Awassa dopo 15 ore, a una velocità media di 35 km all'ora. L'ultima notte ad Addis Abeba la trascorro al Bar Hotel, un lupanare, luogo di incontri molto interessanti con viaggiatori e avventurieri. All'uscita del Museo Nazionale scrivo sul quaderno delle visite alcuni apprezzamenti sulla mostra e leggo questa breve storia dedicata a Lucy. Era tutto in ordine. Le lenzuola ben rimboccate, ai lati del letto, Lucy dormiva. Gli anni passavano e lei invecchiava. Anche lei che era già vecchia, invecchiava. Qualche testimone dice di averla vista danzare, qualcun altro dice di averla sentita cantare. Tutto è possibile. Che cosa c'è di strano? Una donna che danza e che canta? Io l'ho trovata serena, morta 3 milioni di anni fa, ancora sorrideva.